Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The War on Red. Siamo ritornati dopo tanto tempo. Lo so che ad aprile avevo detto che potevo rifare gameplay e le facevo una volta a settimana. Purtroppo non è stato così perché ho avuto un problema ancora con il ritardo dell'attivazione della connessione. Adesso, fortunatamente, e spero per sempre, ho la connessione, quindi posso ritornare a fare gameplay. Almeno una settimana dovrebbe uscire sicuramente. Poi ho gli esami, quindi diciamo che non riuscirò sempre a fare un video al giorno, è un po' impossibile perché comunque devo studiare, devo prepararmi. Poi finito l'esame, comunque posso fare un gameplay al giorno. Poi vediamo come, diciamo, muovermi perché non so ancora. Comunque, ritornando a noi, voglio presentarvi il gioco, ovvero Europa Universalis 4. Non ho mai fatto un gameplay su giochi di strategia, ovvero ne ho fatto solamente uno, un paio, credo, massimo proprio due. Cioè, ne ho fatto uno o due, quindi per questo vi dico con tanta sincerità, sono giochi che a me piacciono tantissimo. E sul mio canale, sinceramente, volevo basarlo molto su queste cose. Poi ho cambiato idea, perché avendo molti più giochi, preferirei comunque sia fare giochi di strategia, per comunque chi piaccia, e anche fare giochi che non riguarda i giochi di strategia, ovvero ad esempio Castle Crashers, che comunque è la serie che va più avanti in questo canale, quella serie che comunque sto andando avanti e mi interessa tantissimo. A parte questo, comunque non porterò solamente giochi di strategia come Europa Universalis, Crusader King. Più che altro le serie che ci sarà anche ad esempio XCOM, che è un gioco di strategia a turni, però non è una mappa, ma ovvero diciamo, tra virgolette, vedi i personaggi proprio che combattono. È un gioco particolare che comunque farò vedere più in là se ci farò qualche gameplay. Poi avevo pensato anche di fare Project Zomboid, però Project Zomboid voglio fare una serie in multiplayer, quindi non ci sarò solamente io, poi vi farò vedere. E poi tra comunque anche dei piccoli minigiochi come, non so, ad esempio come il minigioco di Castle Crashers, quello che avevo portato, e poi ce ne saranno altri. Comunque, diciamo, non è un canale che si baserà solo su una tipologia di gioco, ad esempio giochi, ad esempio FPS, non solo quello, anzi voglio allargare, fare un po' più serie, quindi voglio fare più serie, quindi in teoria, a parte giochi come CS e Castle Crash, voglio fare anche giochi di strategia, posso anche portare League of Legends, posso portare un sacco di giochi, perché comunque io più o meno di giochi su Steam ne ho all'incirca 70-80 più o meno. Vabbè, tornando a noi, questo è Europa Universalis, è un gioco di strategia a tempo reale. Solo che a differenza del solito, diciamo, Command & Conquer, giochi vari, è una specie di Crusader King. Di solito i giochi della Paradox Interactive sono così. Cioè, o meno la maggior parte sono fatti così, quelli di giochi di strategia, a parte Stellaris che un po' cambia, anche se ancora sinceramente non l'ho provato e in futuro comprerò sia Stellaris e anche un altro gioco che si chiama Hearts of Iron 4, che è uno dei giochi che mi piacerebbe molto avere, visto che comunque riguarda sempre un gioco simile a Europa Universalis e CK. Comunque, tornando a noi, io attualmente ho solo un DLC qui, Eldorado, che ci permetterà delle funzioni particolari, tra cui puoi anche creare una tua nazione e fatta la tua nazione comunque, diciamo, non cambia molto a differenza delle altre cose, puoi scegliere le tue idee, puoi scegliere i tuoi re, che nome, cognome mettere, e svariate cose. Più che altro io sinceramente non creerò una nazione, non creerò nessuna nazione, più che altro lascerò la fortuna delle nazioni in storico. Quindi in teoria più o meno il computer farà in modo che il gioco si evolverà in modo storico. Allora, io sinceramente ho giocato svariate nazioni. Le nazioni che uso veramente, ma veramente poco, sono quelle dell'Asia, che sinceramente non ho mai avuto voglia di usarle. Non mi piacciono, sinceramente mi è sempre piaciuto giocare in Europa. Io sinceramente avevo pensato di giocare in Italia. E stavo scegliendo tra Stato Pontificio, Regno di Milano oppure la Repubblica Mercantile di Venezia. Sinceramente queste sono le nazioni che mi interessano di più. In teoria avevo pensato di giocare Venezia proprio, appunto, perché è una delle nazioni che mi interessa molto. E diciamo che non è molto debole come nazione, anzi, a dire il vero, è una delle nazioni più potenti in Italia in questo, diciamo, periodo storico, ovvero 1444, perché comunque Napoli si trova sotto
l'unione personale di Aragona, ovvero comunque appartiene all'Aragona. A parte questo, le nazioni che sono più interessanti in Italia sono, infatti, quello lo dice anche qui quelle consigliati, e Venezia, appunto. Però interessanti sono anche Savoia e Milano, oppure Stato Pontificio. Io sinceramente stavo scegliendo tra queste due, ma credo di aver già scelto. Voglio giocare Venezia, la Repubblica Mercantile del 1444. Io direi di iniziare. A parte, credo che comunque non cercherò di spiegarvi il gioco senza annoiarvi con, come lo scorso episodio di Crusader King che spiegavo un po' il gioco. Più che altro vedrete voi stesso come mi muoverò, come farò le cose senza darvi una spiegazione. Cioè, nel senso, non è che vi dico questa è la mappa religiosa e ci sono tutte le religioni e bla bla bla. Semplicemente, non so, se voglio fare un casus belli vi mostro come si fa e vi do una piccola spiegazione senza portare la cosa molto a lungo. Comunque adesso possiamo anche partire tranquillamente. Ah, poi vi dico, non userò la webcam perché semplicemente credo che questo gioco non sia... non credo che ci sia bisogno di usare una webcam, visto che comunque è un gioco di strategia. Vabbè, comunque torniamo, cerchiamo di premere play e di andare avanti. Potrei giocare anche Iron Mod, infatti... No, aspetta, cosa? Non ho selezionato Milano io, porco Giuda. Meno male che me ne sono accorto in tempo. Comunque facciamo una cosa, giochiamo in Iron Mod. Ovvero che comunque io non posso tornare indietro e né tantomeno posso cambiare, diciamo, tornare indietro e cambiare le funzioni del gioco. Io devo semplicemente lasciare al gioco, cioè devo salvare una volta e devo uscire dal gioco, poi non devo fare più niente. In teoria funziona così, tra virgolette, credo. Ma ci ho giocato veramente poco in Iron Mod, perché semplicemente gioco spesso e volentieri a questo gioco online. Quindi l'Iron Mod lì in teoria non c'è, cioè non serve metterlo in... Comunque andiamo avanti, giochiamo. Ora ci creiamo il salvataggio. Salvataggio chiamiamo Oran Red, ovviamente, dove sarà startato il nostro Iron Man. Semplicemente non so se posso salvare io oppure devo aspettare l'autosalvataggio del gioco. Mi sa che è il gioco che forse salverà, non so, non lo so, non so dire. Comunque credo che la lunghezza degli episodi, il tempo che starta la partita, durerà all'incirca tra i 20-30 minuti. Non cercherò di andare oltre questo limite di tempo, per il semplice fatto che comunque potrebbe diventare pesante come cosa. Io cercherò sempre in modo di non farlo diventare troppo pesante, nel senso non stare in silenzio e non dire un nulla che potrebbe annoiarvi. Allora, all'inizio, come vedete, noi questi qua sono, diciamo, le cose che dobbiamo, oppure ci sono... sono le cose che ci sono in corso. Ad esempio, in corso ci sono delle rivolte, ad esempio in Creta e Negroponte. Perché queste rivolte? Semplicemente è per la religione, probabilmente. Sì, infatti. E infatti, perché comunque noi accettiamo la cultura greca, ma non la religione ortodossa, perché ovviamente siamo cattolici. A parte questo, comunque dobbiamo scegliere i nostri rivali. I nemici sono questi qua nostri. Io direi di scegliere gli stessi nemici, semplicemente perché così non ci troviamo, ad esempio, non inutile mettere l'Austria come nemico se lui non ci vede come nemico, semplicemente. Poi, vabbè, scelto questo, abbiamo detto anche l'Ungheria. Quest'altra non ho capito che è la Danimarca, quindi scegliamo la Danimarca. Questi sono i nostri rivali, insomma. Scelti i rivali, possiamo anche andare qui, che sono le missioni, ovvero dobbiamo scegliere una missione. Qui ci chiede, possiamo scegliere diverse missioni. Io direi potremmo anche fare questa qui, conquista Cipro. Anche se in teoria non vorrei espandermi di qui, infatti ci sto pensando. Io direi di fare una cosa, di stabilire un buon rapporto con lo Stato Pontificio. Io inizierei a mettere play e delle altre cose. Qui, vabbè, ti fa vedere che comunque puoi cambiare, riuscire a cambiare la regione, ma non conviene perché ci vogliono 555 mesi, quindi è impossibile. Quindi direi di ignorare questa richiesta da parte del gioco. Allora, noi andiamo a vedere semplicemente un'altra cosa. Noi abbiamo, questa è la nostra diplomazia, come vedete noi garantiamo l'indipendenza a questo popolo. In teoria non conviene per niente farlo, perché comunque potrebbe metterci in guai contro, diciamo, l'impero ottomano, che attualmente non credo che possiamo competere. Abbiamo avuto delle richieste di alleanza: Savoia e Genova. In teoria io direi di rifiutare quella di Genova, perché non mi interessa, visto che comunque siamo due repubbliche mercantili.
potrebbe causarmi problemi, sempre anche lei con l'impero ottomano. Invece per quanto riguarda Savoia, mi conviene per il semplice fatto che sono il nemico della, di Borgogna. Quindi in teoria potrebbe essere utile, rivelarsi utile in guerra. Poi a parte anche come rivale Milano, quindi potrebbe, diciamo, aiutarci in questa guerra. Poi mettiamo un attimo pausa prima di startare al 100%. Voglio un attimo notare le mie navi dove sono. Allora, ci sono queste tre navi che potrebbero... Aspettate un attimo, devo controllare quali sono. Allora... Ah no, queste qui sono, perché non me le ha separate? Ah no, me le ha separate. Ok, no, va bene, no, lasciamo stare le navi. Per adesso lasciamo per un momento stare questa parte. In teoria mi sono dimenticato di reclutare un generale. Abbiamo punti a disposizione, perché per creare un generale usiamo questi punti, che servono per svariate cose, ovvero sbloccare idee oppure aumentare il livello della tecnologia, e anche per trattati di pace. Insomma, serve per molte cose che sono veramente importanti. Ora per adesso abbiamo questo generale, appunto. Io direi di unire le unità. Come fare le unire le unità? Vabbè, non credo che sia difficile da capire. Semplicemente selezionare tutte quante e mandarle in un posto, poi unirle. Allora, a parte questo, io direi di stare attenti in questi punti. Comunque, noi abbiamo questi due vassalli che possono essere veramente utili in questo... Diciamo, possiamo creare una buona difesa contro l'impero ottomano, perché mi sa che all'inizio l'impero ottomano non è molto forte come noi in navale. Quindi però dobbiamo sempre stare attenti, perché l'impero ottomano è pericoloso. È una delle nazioni più forti all'inizio, ovviamente. Allora, noi abbiamo... Qua possiamo vedere quante alleanze possiamo fare. Il massimo è 4, oppure possiamo vederlo direttamente in diplomazia. Ad esempio, noi abbiamo 3 alleanze su 4, perché comunque i vassalli vengono contati come alleanze. Io sinceramente voglio fare questa cosa. Voglio allearmi con lo Stato Pontificio, che potrebbe essere utile sia per la missione che abbiamo, e sia per, diciamo, l'espansione in Italia. Perché giustamente non posso attaccare Austria-Ungheria, perché comunque sono abbastanza grossi e possono, diciamo, darmi fastidio. Allora, noi in teoria dobbiamo andare qui per vedere una cosa. Noi abbiamo un limite di soldati da fare. Come vedete, possiamo farne massimo 21 e di navi 27. Il problema è che comunque dovete stare sempre, sempre attenti a loro. Io direi, voglio solo aumentare di un'unità, direi la fanteria. Voglio una buona fanteria, perché nelle zone che dove sono io, ad esempio Brescia, Friuli, Treviso, danno un vantaggio alla difesa. Ovviamente i soldati, a differenza dei cavalli, hanno un potere elevato in difesa. Ad esempio dobbiamo scegliere tipi di unità. Io ho queste qua, Latin Medieval, che sono molto utili in difesa, comunque più o meno. La cavalleria invece, diciamo, è buona in difesa, ma è molto più utile in attacco che in difesa, probabilmente. Cioè, ovviamente dipende comunque non solo da quello, ma dipende anche da dove combatte. Ad esempio, noi l'unico territorio che siamo a rischio è proprio Verona. Se ci manteniamo in difesa, ad esempio se l'Aosta potrebbe attaccare, noi siamo fortunati, tra virgolette, perché possiamo proteggere i nostri territori rimanendo in difesa. Perché abbiamo, grazie a questo territorio, ad esempio, l'attacco ha uno svantaggio, a differenza della difesa, insomma. Questo è un punto da non lasciar stare. A parte anche il leader comunque dà dei suoi bonus. Ad esempio il nostro leader non è molto forte, però più o meno può fare il suo lavoro decente. A parte questo, in teoria Milano è uno dei stati che potrebbe romperci le scatole. E direi di fare una cosa, ovvero fabbricare un claim su Mantova e prenderci quel territorio. È semplice fatto perché ha un forte che potrebbe essere utile in difesa contro Milano. Potrebbe comunque separarci da tutti questi territori intorno e non far entrare i nemici facilmente nelle nostre terre, insomma. Poi abbiamo il Treviso, che comunque può proteggere facilmente Venezia dall'attacco austriaco. Quindi più o meno in difesa non siamo messi male. Il problema sarà comunque quello più grosso, almeno per il mio parere, sarà
gli ottomani, perché comunque qui non siamo molto potenti, anzi siamo abbastanza indifesi da questo punto di vista. Ok, io ho fatto un paio di soldati, abbiamo una forza militare abbastanza elevata. Direi di comunque di potenziare un po' di navi. Allora, essendo nel mar Mediterraneo, le galee, non mi ricordo se sono, no, sì sì, sono le galee. Le galee hanno un vantaggio nei mari come il mar Mediterraneo, ovviamente nel mare, insomma. Nell'oceano non sono molto utili quanto questi qui, però le galee sono vantaggiose, danno un bonus nel mare, da come so, cioè il Mediterraneo. E poi non ricordo se ci sono altri terreni, non mi ricordo sinceramente. Io inizierei a fare un paio di galee perché ci serviranno in guerra. Perché voglio aumentare. Ora vi dico anche perché sto aumentando questa portata, insomma, di navi. Per contrastare, comunque, ve l'ho detto, gli ottomani, che possono essere un vero problema per me. Allora, adesso dovrei arrivare a 26 navi. Direi che possiamo anche farne un'altra. Non questa qui perché non conviene. Direi di fare sempre un'altra galea. Comunque abbiamo le cog che possono trasportare le unità e possiamo trasportare 12 unità. Allora, per il momento stiamo lavorando abbiamo mandato una nostra, tra virgolette, spia, cioè a crearci dei punteggi. Questa è una cosa nuova che hanno aggiunto, non so da quando sinceramente, però prima che ho smessi di giocare, tipo un mesetto, due mesi, questa cosa non c'era. In pratica questo serve per ci fa ottenere dei punti che servono per fabbricare claim, per supportare ribelli e per svariate cose. Puoi sabotare anche addirittura la reputazione. Sinceramente a me serve almeno, servono il minimo 20 punti. Ovviamente lui ha un territorio, quindi bastano per fabbricare la claim, il claim su Mantova, che sono interessato comunque a questo territorio. A parte non alleati, quindi potremmo abbatterla facilmente, però dobbiamo sempre stare attenti in base al territorio. Cioè andiamo, comunque dobbiamo controllare, non suicidarci, cioè non provare a fare un suicidio senza senso. Ad esempio questo territorio comunque non dà uno svantaggio alle unità, quindi è vantaggioso per noi l'attacco. Comunque abbiamo 18.000 unità per attaccarne, lui ne ha solamente 7.000. Il territorio non permette un vantaggio, quindi anche se ha un generale molto forte, ha una probabilità molto bassa comunque di vincere. Ad esempio gli ottomani hanno dichiarato guerra all'Albania, quindi inizia la sua prima espansione. Dobbiamo stare molto attenti. Appena cadrà l'impero bizantino, sarà un bel problema, perché comunque è l'unico regno a parte noi che può, diciamo tra virgolette, contrastare l'impero ottomano. Attualmente, ovviamente, si parla di attualmente. Guarda qui i generali, ovviamente, di questi regni, come sono iper OP. Il mio generale comunque ha dei punteggi abbastanza non male, cioè non è un granché, nella mediocrità, no? Ci fornisce ci fornisce questi bonus. Quello di 2 stelle, quindi immaginate che bonus potrebbe dare. Infatti guardate questo generale, da 5-5-5, quindi da shock. Ora non mi ricordo semplice cosa sono, aspetta, ora ve li dico. Uno è fuoco, un altro è shock, un altro riguarda la manovra e l'altro è assedio. Quindi c'è una percentuale più alta di fare l'assedio più veloce delle altre nazioni, degli altri leader che hanno, diciamo, un leader basso. Allora, io vi do un consiglio, ora mi sono dimenticato. In genere conviene sempre diminuire questo, diminuire la manutenzione per le unità e per le navi, perché ovviamente non siamo in guerra e comunque ci portiamo più soldi. Quindi diciamo che conviene non tenerlo a massimo quando non siamo in guerra, per il semplice fatto che comunque è inutile spendere soldi sul mantenimento quando non siamo nemmeno in guerra. Cioè, quindi il mantenimento in teoria aumenta solo il morale dell'esercito. Questo sarebbe. Allora, a parte questo, noi abbiamo anche, si potrebbe fare anche per le fortezze, però io di solito non lo faccio per non trovarmi che mi attaccano e trovarmi anche in difesa svantaggiato, quindi rimango attivi. Però in teoria se vengono disattivati, al posto di guadagnare 5.91 arriviamo a 7.91, perché ogni forte prende un ducato. In teoria non sono sarebbe una moneta, in teoria sarebbero tipo 1000, non mi ricordo semplicemente.
Allora poi, a parte questo, per il momento comunque il gioco parte in modo diciamo calmo, cioè non ci saranno subito battaglie o guerre. In teoria il mio obiettivo era migliorare i rapporti con questa nazione, però non l'ho fatto perché mi sono dimenticato. Vabbè, non ci metteremo molto. Manca poco per arrivare a 20 punti e dichiarare guerra a Mantova. Poi, a parte ciò, continuando la partita e aspettando un attimo che le reazioni migliorino e abbiamo i punti per fare, diciamo, il claim su quel territorio, io vorrei dirvi che comunque credo che riporterò anche Crusader King 2. Avevo fatto un gameplay, poi non l'ho continuato più perché la connessione che tempo fa avevo era troppo lenta. Per caricare un episodio ci metteva veramente tanto. Ora che comunque ho la Telecom, cioè la Team, mi trovo, diciamo, veramente, cioè, non diciamo, mi trovo bene per adesso. Non mi dà molti problemi. La connessione è veramente ottima. Anche quando scarico e gioco online, faccio 50 ping tranquille. Non ho la fibra. Cioè, ancora non ho la fibra. È una cosa che metterò in futuro perché mi servirà, ovviamente. Cioè, più o meno comunque a tutti, oggi come oggi, vogliono la fibra per fare cose in modo più veloce. Cioè, sia scaricare videogiochi, caricare le cose. Quindi conviene. Più che altro per adesso, quindi in pratica per adesso ho una connessione decente che permette anche di caricare video velocemente, scaricare e addirittura mentre faccio queste cose giocare online, quindi è ottima. Semplicemente mi dà il problema quando si tratta delle live, infatti ho fatto delle prove per vedere se riuscivo a fare delle live su Twitch. Non sono andate male, cioè posso giocare i giochi single player senza problemi, il video si vede bene, tutto ok. Però quando si riguarda il giocare online non posso perché faccio un ping abbastanza elevato, ovvero 300. Quindi diciamo che è inutile fare le live per il momento, però in futuro quando avrò la fibra cercherò anche di fare quello perché comunque a me piace entrambe, sia preferisco sia YouTube e anche Twitch. Per me non c'è problema, piacerebbe portare tutti e due. Allora, qui comunque vabbè, ci dice se dobbiamo la differenza, vabbè, delle idee, se proporre free trade, cioè mercato gratis, oppure sopportare il mercantilismo. Io direi di sopportare il mercantilismo. È inutile prendere 13 ducati per perdere poi un po' di mercantilismo. Allora, ora abbiamo completato il punteggio per creare il claim in questo territorio. Io direi di iniziare. Ah, ok, è morto il nostro dog, quindi ci sarà un altro dog e direi di basarlo sull'amministrazione. Perché comunque ci permette di fare un'idea. Perfetto, possiamo stoppare questo e possiamo anche già fabbricare un claim, ovvero su Mantova. Mantova attualmente non ha alleati, quindi conviene immediatamente dichiarare guerra. Aumentiamo un attimo il morale delle cose, ovviamente. E iniziamo a spostare l'esercito prima che faccia un'alleanza e potrebbe incularci. Detto in brevi termini. Dobbiamo aspettare questo mese che finisca. Aspettiamo, vediamo se il morale arriva già al massimo. Oppure aspettare un altro mese, ovviamente. Direi di aspettare un altro mese, possiamo permettercelo di aspettare, vai. Oh, possiamo già costruire, ovvero cosa? Castelli che non ci interessano, se no perdiamo soldi. Attualmente l'unico castello che era interessato è quello di Mantova. Allora, abbiamo completato un po' di navi. Non so quanti leader, possiamo avere solo un leader. Vabbè, ce lo lasciamo quello in esercito militare, che attualmente fa comodo. In caso di guerra contro paesi che hanno una marittima abbastanza forte, diremo di addestrare, cioè di reclutare anche un marinaio, insomma. Comunque possiamo dichiarare guerra. Prima che faccia alleanza. Dichiariamo guerra. Aspettate. Ah, cavolo. Questo è un problema. Mi sono dimenticato di questa cosa. È vero, noi facciamo parte del Sacro Romano Impero. E l'Austria è un vero problema. Potrebbe farci attaccare addirittura dall'Inghilterra e l'Ungheria. Mi sono dimenticato di questo particolare. Qua non posso espandermi in modo semplice. Questo è un vero problema. Era meglio, secondo me, conquistare Cipro a sto punto. Però vabbè.
In teoria abbiamo il casus belli, per adesso meglio non muoverci, cercare di vedere se possiamo fare un'alleanza che convenga. Potrebbero aiutarci contro l'Austria, tipo la Boemia. In teoria però supero il limite di alleanze. Potrebbe causarci problemi sulla crescita della tecnologia. Ora infatti mi sa che mi ha causato un problema. Non vorrei rischiare una guerra inutile. Secondo me conviene fare una cosa. Aspettare che venga eletto un nuovo imperatore e che l'Austria venga eliminata dall'impero, sperando che possa succedere questa cosa. Così noi, comunque se sarà Brandeburgo l'imperatore, conviene, possiamo fare questa guerra tranquillamente. Perché l'Austria attualmente ha un esercito troppo forte per reggerlo. E sinceramente, anche se dichiaro guerra, cioè vi farò vedere, anche se attacco, non ho alleate, nessuno verrà ad aiutarmi, a parte i miei vassalli. Quindi è un, diciamo, è un suicidio questa guerra. Per adesso cerchiamo solo di stare un po' calmi e aspettare la giusta guerra. Io in teoria ero interessato anche a Ragusa, perché lì c'è uno dei mercati. C'è uno dei centri commerciali che mi interessano, quindi indipendenza garantita dall'impero ottomano, però ci conviene comunque farlo il casus belli in caso ottomani. Diciamo, giocare con Venezia non è molto semplice, da come vedete. In teoria io direi di fare una bella alleanza con paesi un po' grossetti, ovvero ad esempio la Francia, che potrebbe essere utile. Ok, accetterebbe la nostra alleanza se facciamo l'alleanza. Quindi, il tempo che i nostri diplomatici ci sono disponibili, andiamo a fare questa alleanza. Così vediamo cosa fare poi. Direi di aumentare un po' la velocità perché comunque per adesso non abbiamo nulla da fare. Di solito quando non, il gioco si mantiene calmo cerco di andare a velocità 3. Poi sposto di solito a 2 quando sono in guerra per gestire le cose meglio. Allora, riconquista, beh, abbiamo un casus, abbiamo, ok, abbiamo fatto questa cosa. Aspettate un attimo, mettiamo pausa. Possiamo fermare il miglioramento delle relazioni con lo Stato Pontificio. Ok, perfetto. Qua ci chiede comunque di vassallizzare Mantova. Io non farei questa missione. Direi più che altro possiamo fare conquista Cipro. Però in teoria vediamo se ha, chi, da chi viene. Che palle, tutti rompono le scatole. Quindi non so che missione c'è. Possiamo fare questa, è l'unica alternativa. Migliorare il prestigio. Per adesso possiamo fare. Andiamo a fare questa alleanza con la Francia, che è utile come alleanza, ci servirà tantissimo. E infatti mi ha chiamato subito in guerra contro Provenza e l'altro, Lorraine, insomma. Allora, per adesso direi di fermarci. Nel prossimo episodio cercheremo di fabbricare un claim anche qui e aiutare la Francia, anche se non ha bisogno probabilmente in guerra contro Provenza e Lorraine. Comunque migliorerà i rapporti con lei dopo la fine di questa guerra e sicuramente ci aiuterà contro la conquista di Mantova. In teoria Mantova accetterebbe anche l'alleanza con noi, però sinceramente non sono interessato ad averlo come alleato, ma in teoria sono interessato proprio a quel territorio. Allora, per adesso ci fermiamo qui, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Sperando che nel prossimo episodio l'Austria non sarà più imperatore, ma sarà un altro regno. Vediamo quanti anni ha nel momento. Un attimo, il re 31 anni. Speriamo che muoia il più presto possibile. Va bene, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi sia piaciuto, lasciate un mi piace. Fatemi sapere se comunque portarla avanti questa serie. Io sicuramente lo farò con tutto il cuore perché ci tengo tantissimo a Europa Universalis. È uno dei miei giochi preferiti. Quindi spero che vi interessa anche a voi. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!